Eccoci, stiamo per iniziare una nuova puntata del live show. Erika, Mattia, benvenuti come sempre, grazie per essere qui. Prima di ricordare gli ospiti di questa strepitosa puntata, Maestro Fragassi, come sempre lei in ogni puntata mi regala qualcosa, quindi io attendo qualcosa in ogni puntata. Assolutamente. Che cosa mi ha regalato? Le ho regalato dei guantoni, perché so che ha paura un po', lei vuole imparare a difendersi dal Covid. A difendersi dal Covid, io direi quale miglior regalo se non dei guantoni da box? Grazie. Questo arriva proprio dal cuore, devo dire la grazie, verità. Grazie. Quindi possiamo sconfiggere così il Covid. Il Covid così, esatto. Poi sa chi è la persona che ha paura del Covid, l'abbiamo saputo già settimana scorsa, il dottor Sarra. Il dottor Sarra ha paura del Covid. Che viene in trasmissione con i guanti e se li tiene su, quindi insomma. Durante la trasmissione. Sì, che abbiamo già scoperto da mesi che i guanti Io non la guardo mai in realtà. Poi quando finisco il mio blocco vado a... Lo so, va a bere. A bere, esatto. È la fortuna di fare un programma in un circolo culturale di alcolisti che è... Esatto. Ringraziamo sempre Scemo e Andrea Fagnola che ci ospita ovviamente in questo location incredibile. Erika, quali sono gli ospiti di questa sera? Puntatona, come sempre. Come sempre il dottor Simon Sarra. Vabbè. Poi che abbiamo? Gabriele Spotorno. L'avvocato... delle persone che fanno delle cose un po' illegali, lui salva tutti. Se la smette di fare questo rumore. No. Poi. E Marta Boledi che ci parlerà di Papa Giovanni Paolo II quando ancora non era famoso. Famous. Deve essere un po' internazionale, Paolo, ti devi ringiovanire. Lo so. Era solo semplicemente un commediografo. Ma poi abbiamo due grandissimi ospiti che fino all'anno scorso li abbiamo avuti in presenza. Poi dopo, da quest'anno, ci mandano i loro videomessaggi, i nostri cinemaniaci. Ivan Brusa e Paolo Riva. Ivan Brusa sicuramente è un cinemaniaco e Paolo Riva... è un manioco, ma non sappiamo se cinematografico. Ecco. Non si possono dire queste cose, ragazzi, allora... in televisione. Iniziamo subito la puntata con la nostra sigla. Signore e signori. Signore e signori. Buon pomeriggio. Buonasera. Buonasera. Buongiorno. Buonasera. Amici cari, buona serata a tutti. Buonasera. Buonasera ai programmi della serata. Trasmettiamo ora il programma. Benvenuti a una nuova scoppiettante puntata del live show. Iniziamo subito con il dottor Simon Sarra. Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuto. Come sempre lei guanti d'ordinanza perché... Sì. Per una maggior sicurezza. Esatto, ma beh, noi teniamo più o meno le distanze, poi prima di arrivare qui facciamo tutti i test, sì. Misuriamo la febbre. Come i calciatori. Come i calciatori, esatto, però il tampone no, però insomma. Siamo assolutamente al sicuro. Di che cosa si parla in questa puntata? In questa puntata parleremo di etichetta, ma non di come ci si siede a tavola, ma dell'etichetta degli alimenti. Bella battuta. Grazie, la faccio sempre, è un mio cavallo di battaglia. Perché purtroppo la maggior parte delle persone non legge le etichette e questo al dottor Sarra non piace. È importante che voi impariate a leggere le etichette. I nonni. Non mi stancherò mai di dirlo, perché le etichette, secondo la legge europea, che ha unificato la legislazione nazionale, l'etichetta permette di avere un'informazione chiara, universale ed esaustiva delle caratteristiche dell'alimento che andiamo ad acquistare. Bene, quindi siamo tranquilli, esaustiva. Siamo tranquilli se siamo capaci di leggerla e soprattutto se perdiamo quei 5 secondi su ogni prodotto a dare un'occhiata a quello che stiamo comprando. Ma le etichette sono scritte in un font illeggibile, sembra che facciano apposta che mettono, lo so, l'etichetta bianca con la scritta bianca un pochino più su, che ti devi cavare la vista. In realtà il consumatore, il cliente avrebbe diritto di segnalare agli enti preposti sia nazionali che dell'Unione Europea le etichette che non sono chiare, che hanno dei font troppo piccoli e che hanno delle difficoltà di lettura. Ecco, ad esempio, una delle caratteristiche, una delle cose che vi consiglio proprio
di non guardare, di controllare il meno possibile nelle etichette è la fotografia. L'immagine è di semplice presentazione e molto spesso, ahimè, c'è una grande differenza tra l'immagine pubblicitaria e poi il reale contenuto del prodotto. Mi vengono in mente, per esempio, ma esula un po' del prodotto del supermercato, ma le fotografie o le pubblicità degli hamburger, delle catene, che sono meravigliosi e gonfi e bellissimi, ma poi in realtà sappiamo... Sono delle sottilette, delle orribili. Robe, ma non solo per il cibo, questo succede anche se si va su altri siti che ti propongono... delle ragazze e poi dopo arrivano no? Non sono un fruitore. No, lo diciamo perché il nostro regista Roberto Anche ne sa di qua. Ah, accidenti, va bene. Ecco, comunque, ecco, una cosa molto importante da notare nelle etichette è la ricchezza di informazioni. Un'etichetta molto ricca di informazioni, in cui per esempio ci sono indicazioni anche sulle modalità di produzione, c'è un numero verde, c'è l'indicazione di un sito internet, sono tutti segnali di un'attenzione da parte del produttore che vuole comunicare chiaramente quali sono le caratteristiche del prodotto e probabilmente anche di una sicurezza, di una qualità da trasmettere verso verso chi l'utilizzatore. Esatto. Un'altra cosa molto importante è date un'occhiata al peso di quello che state acquistando, nel senso guardate quanto costa il chilo. Mi vengono in mente per esempio le tavolette di cioccolato, magari una sembra costare meno ma poi in realtà è più sottile, c'è meno peso e costa in realtà più dell'altra. Giusto, che poi vengono confezionate sempre con delle scatole, esatto. Sembra che ti danno una roba di cioccolato enorme, invece poi alla fine l'apri. Non c'è niente, esatto. Questa è una cosa importantissima. È quello che faceva la Sciura Maria 50 anni fa, guardare quello che si sta acquistando. Naturalmente, questo passiamo al passo successivo, che è la lista degli ingredienti, perché non è solo il peso, ma per esempio, rimanendo sempre nel cioccolato, ma anche la qualità degli ingredienti che stiamo acquistando. Se stiamo acquistando del cioccolato, guardiamo che ci sia molto cacao nel prodotto. Non è così semplice, ma sto parlando del cacao, ma vale per qualsiasi altro alimento. La lista degli ingredienti è riportata in ordine decrescente di peso. Quindi i primi ingredienti sono presenti in quantità superiore rispetto agli ultimi. È inoltre necessario che gli ingredienti caratterizzanti riportino anche la percentuale presente. Per cui, se prendiamo una marmellata... Che ci sia della frutta. Che ci sia della frutta. Almeno... Privilegiamo non quella che costa meno, magari, ma privilegiamo quella che ha più frutta. Mi sembra giusto, però... smettiamo di andare al supermercato, buttare dentro tutto, guardare gli sconti e non guardare quello che stiamo acquistando. Per esempio, guardiamo anche la qualità dei grassi. Se c'è l'indicazione degli ingredienti grassi, oli e grassi, controlliamo anche che tipo di grasso stiamo acquistando. Cioè, e acquistare in un discount, per dire, acquistare in un supermercato, c'è una differenza il cibo? Allora, in linea di principio assolutamente no. In linea di principio, nel senso che qualsiasi punto vendita dell'Unione Europea autorizzato e qualsiasi alimento in libera vendita deve avere delle caratteristiche di sicurezza alimentare completamente certa. Se vado nel peggior, tra virgolette, discount, o nel miglior supermercato, nella miglior gastronomia di lusso, la sicurezza alimentare deve essere assolutissimamente garantita. L'argomento etichette è così vasto che probabilmente dovremmo andare avanti. Dovremmo fare un altro programma. Dovremmo fare un altro... Possiamo parlare anche in un'altra trasmissione, cioè in una puntata successiva.
in quanto gli aspetti da vedere sono veramente molti. Ad esempio, sempre rimanendo nell'ambito degli ingredienti, dobbiamo controllare la presenza degli additivi, i famigerati E243 e così via. Anche in questo caso non dobbiamo demonizzare gli additivi, nel senso che nel mondo degli E ci sono anche additivi completamente in realtà naturali, di origine vegetale, che magari possono avere anche delle funzioni, o delle vitamine ad esempio, possono avere anche delle funzioni positive, mentre altri che oggettivamente si tratta di sostanze chimiche di cui non abbiamo assolutamente bisogno, ma di cui ha bisogno tecnologicamente il produttore per realizzare questo prodotto. Ci dovremmo anche chiedere il perché deve mettere questi conservanti. Per riuscire a fare il prodotto, diciamo. Per riuscire a fare il prodotto o per rispondere alle esigenze del cliente, che in realtà vuole il panino fresco del banco frigo che dura 15 giorni, vuole la torta che dura 3 mesi, però questo non è possibile. In natura. E quindi non è possibile in natura, esatto. Per cui, in linea di principio, comunque il consiglio è quello di privilegiare gli alimenti che hanno una lista di ingredienti la più corta possibile, che assomigli il più possibile alla ricetta di quel prodotto realizzato a livello domestico. Faccio i biscotti, controllo gli ingredienti della ricetta dei biscotti che mi posso fare in casa o che mi può fare mia nonna, e quella invece che acquisto nel supermercato. Chiediamoci cosa sono e a cosa servono quelle aggiunte che sono presenti. A volte, per esempio, la scadenza più lunga non è detto che sia un pregio, nel senso, magari la scadenza è più lunga perché c'è una presenza di additivi che allungano la vita del prodotto, ma non necessariamente migliorano la qualità. Ne parleremo ancora magari nelle prossime puntate. Io la ringrazio per il momento per essere stato qui con noi in tutta sicurezza. E ora diamo la parola, anzi andiamo, in quel di Pietra Ligure dall'avvocato Gabriele Spotorno. Vai! Eccoci qua sempre con l'avvocato Gabriele Spotorno. Salve a tutti, salve direttore. Grazie come sempre per accoglierci. Questa puntata qui è molto interessante secondo me, perché parliamo un po' degli acquisti, della garanzia. Cioè, quando noi facciamo degli acquisti online, ma non solo, e c'è qualcosa che non ci va bene, come possiamo fare? Esatto. Basta parlare adesso di procedimenti penali, multe. Cambiamo totalmente argomento. Voltiamo pagina, ma è un argomento comunque che non è banale, non è noioso e che ricopre una grande fetta della vita di tutti i giorni, sì. Perché tutti noi facciamo acquisti online, anche comunque non online, penso quando compriamo una macchina, o quando compriamo anche una casa, acquisti in generale. Un vestito in un negozio. Parliamo della garanzia. Garanzie e, diciamo, anche rimedi a nostra tutela, quindi a tutela dell'acquirente. Innanzitutto bisogna fare una grande distinzione tra acquisto da un professionista, quindi dobbiamo comprare una macchina e ci rivolgiamo a un autosalone, lui è un professionista del mestiere e noi siamo dei semplici consumatori, oppure acquisto tra privati. Per esempio, io vado dal nostro caro direttore e compro la sua macchina, una bellissima macchina tra l'altro, che io sto cercando in tutti i modi di comprarla, ma il direttore è molto geloso della sua macchina. Quindi, perché questa differenza? Perché nel primo caso si applica il codice del consumo, una grande conquista di diritti che dobbiamo ringraziare per il codice del consumo, la tanto vituperata Unione Europea, perché è grazie a lei se abbiamo la tutela del consumatore, perché se stavamo ad aspettare il nostro legislatore eravamo fregati. Esatto. E invece nell'altro caso, vendita tra privati, non siamo
e non si applica il codice del consumo e quindi avremo un altro tipo di garanzia. Ah, ecco, poi terzo categoria che mi stavo dimenticando è quella degli acquisti su internet, acquisti a distanza, che si applica ancora un altro regime. Direttore, da cosa cominciamo? Io inizierei con quelli, gli acquisti online, che secondo me è una cosa che tocca un po' tutti e quasi tutti i giorni. Esatto. Chi non acquista anche una sciocchezzuola. Esatto, tra Amazon, eBay, oramai siamo sempre lì a comprare. Sì. Allora, aspetto molto importante. Quando concludiamo un contratto a distanza su internet, abbiamo il cosiddetto diritto di ripensamento. Mm. Cioè noi abbiamo 14 giorni di tempo da quando concludiamo il contratto per decidere di rescindere dal contratto, quindi annullare il contratto senza costi, senza penali, senza niente. Quindi questo è molto importante. Il reso, controllare anche sempre le condizioni di reso, perché molto spesso oramai c'è la condizione del reso di 30 giorni, e questo è molto importante, anche da controllare. Terzo aspetto è l'aspetto della garanzia. Il codice del consumo dice che noi abbiamo diritto a una garanzia legale di 2 anni, 2 anni non può essere accorciata, quindi 2 anni, ma in questo caso qua però attenzione, perché nelle vendite online dovremo andare a rifarci non verso Amazon o comunque la piattaforma che usiamo per fare l'acquisto, ma verso il negozio. Il venditore, quindi. Esatto, il venditore. Con un ultimo aspetto, se noi attiviamo la garanzia nei primi 6 mesi di validità, si presume che il difetto riscontrato, quindi se noi proviamo che c'è stato un difetto, che il difetto sia un difetto di fabbrica o comunque della produzione. Quindi diciamo che si inverte l'onere della prova, cioè noi non dobbiamo dimostrare che c'è stata una problematica del processo di produzione, ma è il venditore che deve dimostrare che questo vizio è venuto da un nostro uso scellerato del prodotto. Ah, ecco. Allora io direi così, di fermarci qui, poi settimana prossima invece andiamo a scoprire tutte le altre, le vendite tra privati e, esatto. E in sede, diciamo. Quindi ci vediamo settimana prossima. Beh, grazie come sempre all'avvocato Gabriele Spotorno per i suoi preziosi consigli. E ora, dopo qualche settimana di assenza, è tornata a trovarci Marta Boledi. Ciao Marta! Ciao Paolo e ciao a tutti i telespettatori. Beh, come potete vedere Marta è collegata da casa sua. Sapete che in questo periodo di pandemia ogni tanto ci possono essere dei problemi, non sempre si può girare liberamente, giustamente, tra i comuni, quindi insomma riusciamo comunque a collegarci grazie alla tecnologia. Comunque tu Marta stai bene, giusto? Sì Paolo, posso garantirti che sto benissimo. Oh, bene, siamo contenti. Allora Marta, con te proseguiamo il discorso che abbiamo iniziato qualche settimana fa, ovvero analizziamo la figura di Papa Giovanni Paolo II, quando appunto non era ancora Papa, ma era un commediografo. In questa puntata di che cosa ci parli? In questa puntata, Paolo, vi parlo dell'immagine dell'uomo che emerge nelle poesie e nei drammi di Wojtyła. Beh, interessante. Allora, guarda, io ti passo la parola perché in collegamento è sempre un po' complicato. Ti faccio parlare, prego. Ti ringrazio, Paolo, e parlare di una tematica così ampia in pochi minuti non sarebbe esaustivo, per cui mi limiterò a dare degli spunti di carattere generale, a parlarvi fondamentalmente di 3 aspetti di questo argomento così interessante e a invitare poi i telespettatori ad andarli a ricercare, se avranno voglia, leggendo le poesie e i drammi di Wojtyła. Il primo aspetto di cui vi vorrei parlare è l'immagine dell'uomo che si esprime attraverso i propri atti, non attraverso le parole, non attraverso l'apparenza, ma attraverso i propri atti. L'essenza dell'uomo si esprime ed emerge nei suoi atti. Quando poi l'uomo non avrà più seguito, non avrà più vita, quello che rimarrà che cos'è? L'essenza vera e propria del suo atto, e quindi l'immagine che rimarrà nei pensieri delle persone
e nella realtà sarà proprio il gesto, quindi l'essenza di ciò che noi siamo è nei nostri gesti. Questo concetto viene espresso molto bene in una poesia di Wojtyła che vi leggo velocemente, o meglio, vi leggo questo brevissimo passo della poesia Pensiero strano spazio. Anche se i nostri giorni sono pieni di semplici atti, in cui l'interiorità dell'atto è offuscata dall'inseparabile gesto, noi possediamo ugualmente la certezza che un giorno quel gesto cadrà e che dei nostri atti resterà solo la vera essenza. L'altro argomento di cui vi voglio parlare invece è l'immagine dell'uomo nella relazione con le altre persone. L'uomo si crea un'immagine delle altre persone che interiorizza, ma grazie a questa interiorizzazione e alla relazione con gli altri, lui si costruisce la sua immagine d'essenza. Questo è espresso molto bene in Raggi di paternità, che è un po' la prosecuzione della bottega dell'orefice rispetto ai temi che vengono trattati, come l'infanzia, la solitudine, la ricerca personale. E qui si vede molto bene come il padre diventa padre proprio in virtù del fatto che c'è una figlia. Nella bottega dell'orefice vediamo come ad esempio il marito è marito perché è tale perché c'è una moglie, la moglie è tale perché glielo permette il marito. Quindi è nella relazione con l'altro che noi arricchiamo e costruiamo la nostra essenza. Leggo anche qui un brevissimo passo che è di Raggi di paternità. Ma anche se te ne andrai, ricordati che resterai in me restano tutti quelli che se ne vanno e quelli che passano hanno in me un loro luogo, non appena una sosta, un luogo stabile. La nostra essenza ha un luogo stabile nel cuore delle persone e noi per primi lo abbiamo nel cuore degli altri. Questo passo l'avevo già letto, ma mi è sempre piaciuto tantissimo perché lo trovo molto commovente, molto significativo e soprattutto molto reale. E quindi quindi abbiamo trattato anche il secondo argomento, cioè come noi ci creiamo una nostra identità nella relazione con le altre persone e a nostra volta nella relazione noi interiorizziamo l'identità delle altre persone. L'ultimo tema di cui vi voglio parlare è l'immagine dell'uomo in relazione a Dio. Dio rappresenta un po' la relazione con la nostra coscienza, è una relazione che Dio chiede che sia elevata, o meglio, Dio ci chiede di non abbassare mai lo sguardo a noi stessi, ma per poterci creare una nostra immagine e vedere la nostra vera immagine così com'è, nella sua realtà e pienezza, se mai riusciremo a farlo. Quindi possiamo parlare di questa ricerca. Per poter ricercare la nostra immagine non bisogna mai abbassare lo sguardo alla relazione con Lui. Questo è espresso benissimo nella Bottega dell'Orefice. La Bottega dell'Orefice è questa opera di cui ho parlato tante volte, in cui queste tre coppie intersecate tra di loro, in relazione tra di loro non tanto nello spazio e nel tempo quanto nel significato, si relazionano costantemente a questa vetrina della bottega dell'orefice, l'orefice che rappresenta Dio, e questa vetrina che li rispecchia il loro passato, il loro futuro, il loro presente, quello che sono loro, è la vetrina della loro coscienza, che però ha lo sguardo dietro dell'orefice che è Dio. In questa vetrina, nell'opera La Bottega dell'Orefice, i personaggi ritrovano se stessi, vedono se stessi, e allora lì riprendiamo anche il discorso della relazione con gli altri, perché vedono gli altri così come sono. E anche qui vi leggo l'ultimo passo prima di salutarvi, o meglio, prima di concludere questa puntata, questo incontro con voi. Non si può lasciare il pensiero e l'immaginazione a se stessi. Con che cosa allora devono stare? Domandò Anna. Il pensiero evidentemente deve stare con la verità. Mi ricordo l'espressione degli occhi dell'orefice. Indipendentemente dalle sue parole, mandavano un preciso messaggio. Non devi mai scendere al di sotto del mio sguardo. Non devi scivolare in basso, perché il peso specifico della tua vita deve essere misurato sulla mia bilancia. Beh, grazie Marta per essere stata con noi. Allora un abbraccio virtuale, ci vediamo la prossima volta. Grazie davvero, ciao! Ciao Paolo, ti ringrazio ancora e alla prossima. Bene, e ora diamo la linea a Ivan Brusa. Vai Ivan! Il regista di cui vi voglio parlare oggi è un regista a cui sono molto legato, nel senso che non è molto, chiamiamolo così, famoso, nel senso che non è molto o troppo ricordato.
Ma secondo me è uno che è una persona che ha fatto dei film molto particolari e aveva un tatto nel dirigere le cose, nelle inquadrature, che erano notevoli e secondo me non gli è stato molto riconosciuto. Sto parlando di Sergio Garrone. Sergio Garrone è fratello di Riccardo Garrone. Riccardo Garrone è un attore che ha fatto un sacco di film in Italia, non so, negli anni 60, 70, 80, lo possiamo ricordare anche quando nelle pubblicità non si può dire forse, di un caffè famoso faceva San Pietro. E suo fratello Sergio Garrone era un regista notevole. Aveva iniziato come documentarista, mi sembra negli anni 50, poi aveva abbandonato il cinema per un po'. E ci è rientrato per fare il regista spesso di spaghetti western. In particolare ha fatto due film che sono, secondo mio, come dire, mio modesto parere, due capolavori. Uno è questo, Una lunga fila di croci, e l'altro è Django il bastardo, che è uno degli apocrifi di Django, che però è un filmone incredibile perché è una specie di spaghetti horror ambientato tutto in una notte in un paesino sperduto, è bellissimo. E anche questo Una lunga fila di croci è un filmone veramente grandi inquadrature, grande trama, ambientazione fantastica. Cioè Sergio Garrone ve lo posso veramente consigliare, straconsigliare perché era veramente un regista che sapeva fare le cose in modo bellissimo, in modo con grande classe, e attraverso alcuni suoi film veramente traspare questa sua bravura, ve lo consiglio. Attenti che arriva Paolo Riva. Un altro film di Sean Connery che mi è tanto piaciuto è Il nome della rosa. Il nome della rosa tratto dal romanzo di Umberto Eco. Lo vediamo qua nelle vesti appunto di un monaco durante il Medioevo che deve scoprire in un monastero chi uccide delle persone, quindi un assassino che uccide dei monaci. Appunto, questo viene descritto quando noi leggiamo il romanzo di Umberto Eco, Il nome della rosa. Vediamo quindi Sean Connery che è un monaco investigatore, uno Sherlock Holmes, un commissario di altri tempi. Lo vediamo quindi qui usare molto il ragionamento, usare l'intelligenza per scoprire chi ha ucciso tutti questi monaci. È bello vedere come la versatilità quindi anche di Sean Connery, che lui non aveva voluto fossilizzarsi nel fare appunto 007, ha voluto intraprendere altre strade, altri personaggi per non essere catalogato su un personaggio, e qui ha dato una prova di grande bravura anche qua, secondo me. Avrebbe potuto essere premiato con l'Oscar, ma non è arrivato. È arrivato appunto per un altro film. È dell'86, anche questo vi consiglio di vederlo. Un Sean Connery diverso, che ci manca tanto. Ci mancano attori di questo livello, di questo genere, ai giorni nostri. Beh, puntatona come sempre, grazie per averci seguito. La puntata termina qui. Buonanotte, noi ci vediamo settimana prossima. Come sempre, mezzo fragassi, lei mi inquieta. Che cosa sta facendo? Volevo provare i guantoni. Ah! Oddio, Fabio, chiama l'ambulanza! Subito! Subito! Come hai fatto, Mattia? Ma perché? Ma io non ho fatto mica niente!